Il Facebook Marketplace, come tanti altri mercati online, è un posto in cui si possono fare davvero dei grandi affari con la persona giusta e l'articolo giusto. Ma i posti in cui si fanno grandi affari, si sa, sono un po' come una moneta, hanno due facce. La prima, quella degli affari, e la seconda, ovviamente, quella delle truffe. Ma in questo video ci soffermeremo solo sulla prima delle due facce, ovvero quella degli affari. Anche perché settimana prossima uscirà il video sulle truffe. Stay tuned. Ma torniamo a noi. Devo dire che questo video è nato letteralmente per caso, perché pensavo di essere vittima di una delle solite truffe. Vito, dopo 10 minuti mi ha risposto un tipo che è già palesemente una truffa. Ma in questo caso mi sbagliavo. Sì, diciamo che l'annuncio era davvero sospetto perché il prezzo era in dollari. L'annuncio aveva solo una foto del retro dell'iPhone e oltretutto il primo messaggio che mi ha inviato era davvero, davvero strano. Cioè, sembrava una delle solite truffe che ti provano a fare, ma essendo che io stavo cercando di farmi truffare per il video che uscirà la settimana prossima, allora sono stato al gioco e ho chiesto più informazioni. Questa persona mi stava avvisando che il telefono aveva la eSIM, cosa a me sconosciuta, dicendomi che cambiare una SIM normale in eSIM costava sui 15-20 euro in qualsiasi gestore telefonico, ma che questi soldi me li avrebbe scalati dal prezzo finale. Metodo che, se posso dire, usano molti truffatori. Cioè, infatti, io sto pensando, che ne so, che mi stesse cercando di far ricaricare una SIM di 15-20 euro, qualcosa del genere. Ma tutto è cambiato con questo messaggio. Ragazzi, mi ha appena chiesto se posso chiamarlo. Adesso penso che lo chiamerò. E io, ancora convinto che fosse una truffa, ovviamente non volevo dargli il mio numero di telefono, quindi ho usato il cancelletto 31 cancelletto, cosa che non usavo dalle elementari, da quando facevo gli scherzi telefonici. Ragazzi, sto andando a comporre il numero per chiamare sto tipo. Ok, lo sto chiamando. Lo sto chiamando. Pronto? Sì, salve. Sono un ragazzo di Facebook. Sei giusto? Ah, sì. Sì, ciao. Ciao. Ti dicevo, già pensavo ancora a Non mi conoscerti. sembra troppo Comunque, fuori. la SIM è come dire, una SIM. Non so se funziona via satellite, non ne sono sicuro. Ok. E comunque è l'innovazione, via. Durante la chiamata mi accorgo che effettivamente non sembrava una truffa, cioè o era bravissimo oppure non sembrava per niente una truffa. E costa 15, dico te ne tolgo 20, poi il pasto dovrebbe costare qualcosina in più. Sono perfetto, 7,30. Volendo potremmo sentirci per domani, quindi sarebbe in contanti. Scusi, mi può ripetere solo la percentuale di batteria del telefono? 100%, il telefono è nuovo. È nuovo? Funziona benissimo. Sì, c'è ancora lo scontrino, dovrebbe avere ancora qualcosa di garanzia. Ti E perché lo cambia? dico la verità? Sì. Perché io sono passato da Samsung a iPhone, no? Io non mi riesco a trovare con l'iPhone. O se è una Io truffa, faccio cioè è la truffa difficoltà a migliore che mi abbia leggere mai tutti provato a gli fare. iPhone. Quindi ripasso il Samsung, davvero, faccio veramente difficoltà. Poi ti ripeto, guarda, il mio numero ce l'hai, io sinceramente non scappo via per un telefono. Quindi No, qualsiasi cosa, cioè una volta che gli metti le SIM, vedi che funziona e vedi che va benissimo il telefono. Non no, no. Grazie mille. cerco anche lo scontrino perché ce l'ho sicuro. Che dire, è stato un mega fail. Effettivamente questo non era un truffatore. Io pensavo lo fosse, quindi mi aspettavo tutt'altra chiamata, e invece no. E qua spunta la lampadina. Però potrebbe essere un affare da comprare. Adesso mi informo su un paio di prezzi. Potrebbe essere effettivamente l'inizio di un nuovo video, ovvero rivendita di un iPhone. Gli chiedo le foto così controllo che sia tutto a posto. Ed effettivamente dalle foto sembrava tutto perfetto, sembrava quasi strano per quanto era perfetto. Oltretutto passava anche dalla mia città, tornando da lavoro, quindi poteva pure portarmelo e non dovevo andare neanch'io a prenderlo. Perciò ho deciso subito di cercare di chiudere l'affare. Ragazzi, sono troppo contento. Sono riuscito con una lunga trattativa a comprare quell'iPhone 14 Pro a 675. E quindi il primo affare potrebbe già essere concluso. Concluso. È arrivato il giorno dell'acquisto dell'iPhone 14 Pro. Tra 20 minuti il tipo è qua. Adesso testiamo solo che sia tutto come deve essere, ma penso che sia tutto a posto.
Andiamo a prendere sto iPhone. Lo scambio è andato alla perfezione. Lui era una persona super gentile, mi ha permesso di controllare tutto per filo e per segno e io controllo letteralmente tutto e mi prendo il mio tempo, anche perché stavo spendendo 675 € ed è un attimo perdersi quella virgola che ti fotte. Quando ho constatato che fosse tutto nella norma, abbiamo fatto lo scambio e quindi... Ecco qua il telefono, ragazzi, in perfette condizioni. C'è pure il doppio vetro per le telecamere, colore viola. E andiamo a vedere una cosa. Batteria 100%. Letteralmente l'ho pagato 675. E se volessi venderlo in questo momento a Swappi, mi farei già 70 € di guadagno pulito così. Sì, perché non tutti sanno che Swappi, oltre che vendere i telefoni, li compra anche. E per venderglielo ti basta andare sul sito, inserire alcuni parametri che ti chiederà riguardo il tuo telefono e ti farà subito una valutazione di massimo. Se quel prezzo ti andrà bene, allora ti darà l'etichetta per la spedizione. Quando gliel'avrai spedito, i tecnici controlleranno che sia tutto conforme a quello che avevi dichiarato sul sito e che il telefono non sia stato rubato oppure abbia qualche componente non originale. E se dovesse essere tutto nella norma, allora ti pagheranno in 48 ore. E no, non mi paga Swappi, però non tutti lo sanno, quindi è bene fare informazione, per quanto sia un male per chi vuole comprarli su Facebook e rivenderli. Però vendendo ai privati puoi guadagnare molto di più, perciò. Adesso gli faccio un paio di foto, lo metto sul marketplace di nuovo. Il socio, se lo vede, che l'ho pubblicato tipo 20 secondi dopo, secondo me si incazza. Comunque, frega niente. Ragazzi, dopo una settimana esatta, in teoria ho venduto l'iPhone a 770, adesso mi sto organizzando per domani per andarglielo a portare, speriamo che non sia uno scam, speriamo che nel caso in cui fosse uno scam riesca a scamparla, cercherò in tutti i modi di evitarlo, prendendo le possibili precauzioni, tipo avere il suo numero di telefono, nome e cognome, cose varie. Solo domani scopriremo, quindi ci vediamo domani. Tutto pronto, è arrivato il giorno e c'è una cosa che mi spaventa particolarmente. Ho scoperto che il posto in cui abita questo ragazzo che mi comprerà il telefono è Barriera di Milano a Torino. Barriera di Milano è una delle zone peggiori, se non la peggiore di Torino. È stata resa famosa da personaggi come Donna Lee, che molti di voi conosceranno. Polizia municipale, frega un cazzo! In questa zona avvengono aggressioni e furti praticamente tutti i giorni. Diciamo quindi non il posto più raccomandato per fare uno scambio di quasi 800 € e un iPhone 14. È davvero pericoloso, insomma. Però ho preso tutte le precauzioni del caso. Sì, gli ho chiesto la foto della carta d'identità e persino un video in cui diceva iPhone 14. per essere sicuro che non stesse usando il documento di qualcun altro, cosa che è molto frequente, lo vedremo poi nel prossimo video. Mi hanno mandato la carta d'identità. Oltretutto, questa faceva finta di essere una donna, ma mi ha mandato la carta d'identità di un maschio. Però vabbè. Lui è stato super gentile, o è un truffatore della Madonna, oppure è una persona per bene, ma questo lo scopriremo solo vivendo. Perciò, armato di coraggio e iPhone 14 Pro, si parte. C'è il telefono pronto, gli lascerò anche la scatola, non è quella del 14 Pro perché il tipo da cui l'ho comprato non ce l'aveva. Quindi niente, glielo portiamo così e spero non rompa le palle, anche perché c'è anche lo scontrino con la garanzia. Devo mettere che l'ansietta sale e infatti andrò lì tutto microfonato e cercherò di tenere la GoPro puntata verso lo scambio. La GoPro la attacco in macchina. Adesso si va. Alla fine siamo saliti in macchina per fare lo scambio e quindi la GoPro che puntava fuori è rimasta al contrario. Benissimo. Però almeno ha registrato l'audio. Questo è un sunto della conversazione, insomma. Se vuoi andare a fare il controllo, entriamo in un bar e uno che ha il verificatore controlla lì. No, no, ma vai tranquillo. Vabbè, ah, io lo dico per correttezza, No, no, sono ma fai soldi. benissimo. Guardati anche Apple Store se funziona tutto. Ma adesso fanno degli iPhone cinesi in cui tipo devi controllare l'Apple Store che funzioni, però. Infatti anche io ti ho mandato il documento e tutto qua, so che è una zia di merda, ma io almeno devo scendere di casa, prendere Sì, il no, 4, certo. andare con la scatolina dell'iPhone. Cioè, io poi ho anche tipo gli orologi. Il problema è che me lo puoi togliere in mano, un orologio no. Con uno che corre più di me, me lo strappa in mano e chi cazzo lo prende più? Per fortuna ho incontrato una persona per bene.
bene perché c'è anche gente del cazzo in giro, sì, soprattutto anche i soldi. Per questo ho detto andiamo a controllare, vedi che ne fanno falsi un casino. Sì. Ti ringrazio, caro, veramente. Grazie di tutto. Grazie a te. Ragazzi, qua ci sono i soldi. Questo ragazzo era bravissimo e simpaticissimo e non voleva per nulla avere problemi. Ma ha chiesto pure se volevo controllare i soldi. Ma io ho guardati un po' bene ed erano più che giusti. E quindi ottimo, riuscito, business riuscito, sono stracontento e adesso si torna a casa. O forse no. Dovrei fare una denuncia. Per che cosa? Per una truffa online.